Qui a Barone di Villa Grande, dopo l'esperienza dell'innesto in vigna, dopo aver degustato degli ottimi vini, abbiamo anche fatto una pausa pranzo che è assolutamente degna di questo contesto. Porta la firma di Giulia Carpino, con l'aiuto e il supporto di Jessica Cestari. Allora Giulia, io già ormai ti conosco, so che per te ogni evento è una sfida, anche quella che tu vai a intitolare come pranzo di campagna. In realtà era qualcosa di superiore anche. Sì, è vero, io ogni pranzo e ogni evento, come dici tu, lo prendo per sfida perché proprio il discorso di uscire poi alla fine in sala a parlare con il cliente ed essere proprio felice, perché vedere la faccia felice e soddisfatta del cliente poi alla fine, voglio dire, per me è la vittoria. Quindi la vittoria per me è tornare a casa e avere il pranzo riuscito bene, per me è una sfida vinta, ecco, in questo senso. Senti, non ti chiediamo per filo e per segno tutto il menù perché lo abbiamo già inserito nell'articolo che i lettori hanno già gustato, ma sei riuscita comunque a sposare tanti sapori per valorizzare questo pezzo di Etna meraviglioso. Sì, anche l'idea per esempio dell'antipasto con la zuppa di ceci, no? La zuppa di ceci, piatto povero, voglio dire, non è che. Però unendo il baccalà mantecato e qualche crostino di pane fritto, come faceva la mia nonna, insomma, ma anche nel primo, voglio dire, alla fine un gnocchetto di zucca, gnocco, con la patata, la zucca in percentuale, e poi alla fine è uscita con i coriandoli di salsiccia, è uscito poi. I piatti escono così anche con Jessica. Partiamo dalla base, dalla tradizione, e poi vanno così, e poi alla fine si riesce, almeno, ci proviamo. E Giulia Carpino ha un supporto sicuramente molto valido da diverso tempo, che è quello di Jessica Cestari, che dalla profonda Lombardia ha scelto questo contesto, non solo per le tue origini, ma anche perché. Infatti, non solo per le mie origini, che sono siciliane, quindi ho avuto una specie di richiamo del sangue, e soprattutto per la mia professione, in quanto la Sicilia offre una materia prima d'eccellenza, dagli allevamenti, dagli animali, alla frutta, alle verdure spontanee che ci dà anche la nostra vigna. E quindi l'ho scelta sicuramente per questo, per la mia professione, che è quello che nella mia vita ha contato molto. E tutta la mia vita, la cucina, quindi ho scelto di venire qui per avere il massimo da quel punto di vista. E poi anche devo dire per la mia collega Giulia, che è stata un po' una curiosità che ho scoperto, una ragazza molto giovane, sono contenta di lavorare al suo fianco e di vivere questa esperienza quest'anno con lei.